Buongiorno ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi insieme alla mia compagna di viaggio e a Tobino siamo su questo sentiero che si chiama Sentiero delle Espressioni. Scusa, ma mi sento Abbiamo osservata. Lasciato la macchina in località Posa, ultimo tratto, e poi da qui incomincia questo sentiero che man mano vi raccontiamo, nel mentre c'è dietro di me una mucca molto carina. Ma ciao! Diciamo che si spacca subito, subito all'inizio, vero? E andiamo. Allora, così a vuoto, il sentiero non ha molte indicazioni e è tutto in pendenza, ripido veramente. Ora proviamo a prendere questa strada qua, che pare una strada almeno rispetto a quella bloccata dall'albero, e vediamo dove andiamo. Che dici? Siamo simpaticamente seguiti da queste mucche, che spero siano amichevoli, e più su ci sono anche gli asinelli. Allora, incominciamo realmente il percorso. Siamo in località Posa a Schignano, in provincia di Como. Praticamente abbiamo sulla nostra destra il lago di Como e invece siamo venuti su in Valle di Intelvi. Questa parte della Valle di Intelvi ancora non l'avevamo vista, avevamo visto Erbonne, che si trova praticamente dalla parte opposta. Siamo venuti qua per fare il sentiero delle espressioni. E cosa c'ha di tanto particolare questo sentiero? Ma il sentiero delle espressioni è particolare proprio per queste statue che sono state intagliate nel legno da degli intagliatori di legno. Direi anche abili. Molto abili, perché sono veramente, veramente particolari e hanno dato nuova vita a questo bosco. E il percorso è stato pensato in modo che le statue ti accompagnino alla scoperta, sì, da rendere delle loro espressioni, insomma. Curioso scoprire, continuare a scoprire le altre sculture, insomma. Quindi adesso proseguiamo. Abbiamo avuto un attimo di panico all'inizio perché le mucche puntavano Toby e non so quanto sia appetibile, cioè è simpatico sì, però non so quanto sia appetibile. Queste mucche carnivore. E quindi abbiamo dovuto lasciare un attimo le riprese. Adesso incominciamo il percorso e da qui ci sono altri due posti che possiamo vedere, un laghetto e un agriturismo. Vediamo se lungo questo percorso che abbiamo preso noi li troviamo, altrimenti sappiate che ci sono. Da qualche parte, da qualche parte ci sono. Intanto andiamo, che la pendenza è stata parecchia. Vamos. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Comunque, da che non c'erano praticamente indicazioni, adesso finalmente ci sono quei simbolini lì gialli. Lì, che ti indicano che sei sul sentiero giusto. Proseguiamo. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair.
Questo progetto di riqualificazione della foresta è nato tra l'ERSAF, che è l'ente regionale delle foreste, l'associazione Maschera e il comune di Schignano, così da riqualificare appunto un sentiero che era un semplice bosco, mentre adesso praticamente con tutta questa arte intagliata nei legni è uno spettacolo, negli alberi, nei tronchi, insomma, veramente veramente bello. E il sentiero comunque è sempre in pendenza, quello c'è. Torneremo rotolando. Esatto. Il ritorno andiamo giù a rotoloni, facile. Com'è? Sempre in salita, non capisco. Non si scende mai da queste parti. Abbiamo trovato l'agriturismo proprio qui all'ingresso dell'Alpe Cumana, come avete visto anche in precedenza. Adesso continuiamo e puntiamo quella cima. Mamma mia, non siamo allenati, perdonateci. Bello, è un bel sentiero panoramico. Allora, dopo un'incredibile salita all'interno del bosco per accorciare la strada, praticamente ci siamo fatti una salita ripida così, dove le foglie che sono cadute dall'autunno avevano praticamente fatto un manto di tipo mezzo metro, no, mezzo metro no, però c'arrivava lo stinco, e abbiamo passeggiato così con le gambe praticamente sommerse tra le foglie fino al ginocchio per almeno 200-300 metri in salita, però poi siamo andati qua e questo è il panorama. Dove mangeremo? Io per caso sono andato lì con le crocchette, eh? No, non ti ho rotto le balle, perché tu mi dici? Sembra un cane denutrito, ma in realtà ha appena finito di mangiare, ma ha capito che i nostri pranzi sono più buoni delle sue crocchette. Il riso, il pomodoro e il tonno. Ma niente, Toby apprezza la focaccia con la pancetta e il grano. Comunque, siamo solo noi. Ci siamo talmente tanto goduti il pranzo e il silenzio surreale che era lì presente, lì in cima, che cioè, è stato proprio relax puro. Poi ci siamo divertiti con Toby perché lo stiamo aiutando in quanto sta facendo un percorso dall'educatrice cinofila. Però ragazzi, il posto è stupendo. L'unica roba è che se non siete allenati, cioè del tipo che non fate almeno una passeggiata, ma anche al parco, in settimana, non è il posto ideale per venire a fare una passeggiata. Ci sono tratti ripidi,
foglie, cambi repentini di terreno, buche. E non è una passeggiata, insomma, di quelle relax. No, è un bel trekking, ecco, mettiamola così. Sì. È un bel trekking, sì. E ci sono anche svariati altri punti dove arrivare. Cioè, ogni 3x8 ti trovi un cartello con indicazione per un altro monte, per un altro punto panoramico e così via. Noi stiamo tornando perché il sole sta iniziando ad andarsene dentro la montagna e quindi ritornare col freddo. Ecco, c'è stata un'escursione termica notevole. Siamo passati dallo stare con la felpa, insomma, il giubbotto l'abbiamo lanciato al cancello coprirsi di brutto. Sì. Però bello, mi merita una visita, magari ci venite in primavera che è anche più caldo e magari non ci sono anche queste foglie qua che rischiate la vita. Ed è una bella passeggiata. Oltretutto non so se l'agriturismo durante i mesi estivi caldi apre, però vabbè, ci sta. E dopo aver attraversato i peggio sentieri inventati al momento, perché dall'altra parte c'erano stati dei disguidi tecnici e non potevamo passare. Un cane che stava mirando Toby ed era bello grosso. Eccoci che finalmente siamo tornati alla macchina. Ragazzi, ci sta, anche secondo sentiero ci sta. Noi che dire, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, sempre qua sul canale. Iscrivetevi, lasciate like, andate a leggere i nostri articoli sul blog, vi lasciamo tutto in descrizione. Ciao, è stato bello. Siamo morti. lui è carico come se non ci fosse una molla incredibile. Bene, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao.